In occasione di una gara di golf arrivo sempre al campo un'ora prima del suo inizio. Chissà perché, sono convinto che attuare ogni volta lo stesso rituale favorisca buoni risultati. Una teoria spesso smentita dalla pratica. Non sono un grande giocatore. Nel golf ho un handicap di 13 colpi che mi colloca a ridosso della migliore tra le tre categorie amatoriali. Tuttavia, a differenza di alcuni fanatici che praticano anche quotidianamente, io posso dedicare al golf solo 2 giorni alla settimana. Compenso il mio limite con una buona dose di coordinazione che in questo sport, come tutti gli altri sport tecnici, è un fattore determinante. Come sono solito fare ogni domenica, anche quella volta superare le postazioni del campo pratica ed entrare nel bar del circolo, come prima tappa del mio rituale. Il bar resta l'unico locale del club in cui non c'è distinzione tra giocatore e non giocatore, mentre c'è tra consumatore e un buon consumatore, e lì me la gioco alla pari con tutti. Il luminoso sorriso di Luisa, l'altra barista del circolo, mi accolse da dietro il bancone. Un po' perché, malgrado abbia già superato i 40, sono considerato ancora un bell'uomo. Molto perché lascio la mancia a fine anno, ogni volta mi illudo ancora che i suoi sorrisi siano riservati, se non a me in esclusiva, almeno a una selezionata cerchia di soci.